Siamo alle battute finali, cari amici, siamo alle battute finali. Tra pochi minuti sapremo se alla Casa Bianca ci va Hillary Clinton o ci va Donald Trump. Io avevo già fatto la mia previsione, avevo già fatto la mia previsione infallibile già un mesetto fa, e avevo detto che alla Casa Bianca ci sarebbe andato. Tra Donald Trump e Hillary Clinton ci sarebbe andato colui che avesse letto nella sua interezza questa mia opera, che è scritta in lingua inglese, quindi non avrebbero fatto alcuna fatica Donald Trump e Hillary Clinton a leggerla, capito? Quindi, casomai adesso ci dovesse andare Donald Trump alla Casa Bianca, vuol dire che è stato Donald Trump a leggere questa mia opera, perché Hillary Clinton non l'ha letta. Comunque vediamo, ormai si tratta di minuti, ma che caso mai ci andasse Donald Trump alla Casa Bianca e ciò vorrebbe dire che Donald Trump ha letto questa mia opera? Ripeto, io un mese fa avevo detto che alla Casa Bianca ci sarebbe andato colui che avesse letto questa mia opera. Se poi questa mia opera l'avessero letta tutte e due, alla Casa Bianca ci sarebbe andato chi l'avesse detta per due volte, e così all'infinito. Comunque adesso, tra pochi minuti, sapremo chi ci è andato alla Casa Bianca. Se ci è andato Donald Trump, vuol dire che è stato Donald Trump a leggere la mia opera, che è scritta in lingua inglese, e sta in tutto il mondo, sta in tutto il mondo. E casomai ci andasse Donald Trump, che cosa vorrebbe dire? E vorrebbe dire che gli americani sono un po' stanchi della supremazia delle donne. Eh sì, pure i neri, anche gli islami, anche i cosi, i latinos, anche i latinos. I latinos vogliono la supremazia maschile, i latinos, i latinoamericani. Pure i neri vogliono la supremazia maschile. Non parlo dell'elite, parlo del popolo sovrano, capito? Il popolo sovrano vuole la supremazia maschile, vuole. E non gli va, non gli va che le donne dopo le guerre, no? Dopo che si denudano sui social network, fanno i porno video, ormai li fanno tutti i porno video, le girl, le belle girl, tutte le fanno ormai, tranne qualcuna. Non gli va agli uomini che alla Casa Bianca ci vada una donna, capito? Non ci va. Che si tratti di ariani indoeuropei, wasp, vespere, vespe, wasp, white, anglosassone, protestante, wasp, che si tratti di wasp, white, anglosassone, protestante, che si tratti di ispanici, latinos, o che si tratti di neri, non gli va bene. Forse le donne hanno votato per Hillary Clinton, forse le donne. Ma Donald Trump rassicura l'elettorato maschile, ma di ogni etnia, di ogni etnia, sia l'etnia bianca, indoeuropea, che l'etnia semitica, islamica, ma figuriamoci, e anche l'etnia nera. Questo è il patriarcato, per questo che va alla Casa Bianca chi ha letto quest'opera, perché solo chi ha letto quest'opera sa come funziona il patriarcato, capito? Beh, guardate, io devo dire una cosa, che ho già dedicato dei video sia a Donald Trump che a Hillary Clinton, a parte il video in cui ho detto che avrebbe vinto la Casa Bianca chi avesse letto quest'opera nella sua interezza, scritta in lingua inglese, eccetera, eccetera. Però ho dedicato anche un video specifico a Donald Trump, relativamente a quelle 10-11 donne che l'hanno accusato di molestie sessuali. Sì, c'è un mio video specifico, e nel quale video specifico mi sono meravigliato tanto,
che tutte queste 11 donne che hanno accusato Donald Trump di molestie sessuali facessero riferimento a molestie sessuali di almeno una decina d'anni fa. E delle quali molestie sessuali non esiste una, almeno le notizie giornalistiche non l'hanno detto, e di cui di tali molestie sessuali verificatesi almeno una decina d'anni fa pare non esista una denuncia alla magistratura americana nel periodo in cui tali molestie sono verificate. E sì, sì, esiste il mio video, io non ho voglia di andare a cercarlo, intanto cercarlo voi, bene? L'ho fatto, perché so, 8-10 giorni fa, quindi non è un video vecchissimo. Ok, cari amici, io questo video lo faccio un po' anzitempo, vedete, perché ancora non c'è stata la proclamazione del vincitore. Casomai il vincitore fosse Donald Trump, vale quello che ho detto in questo video qua. Perché solo chi legge quest'opera, che esiste anche in lingua italiana, capisce quali sono i meccanismi patriarcali. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.